Buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti su Mimose Time e naturalmente per Gazzetta della Lombardia. Sono qui con Carmelo Veduto, ciao, tanto ciao, piacere, sono qui a Sesto San Giovanni a Bread & Coffee e sei naturalmente candidato per la Letizia Moratti, quindi lista Moratti. Insomma, racconta quello che sta accadendo in questo frullatore elettorale. Allora, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità di essere qui con voi. In questo, diciamo, frullatore elettorale, frullatore non frullatore, perché comunque sto e stiamo appurando che comunque c'è pochissima informazione, pochissime persone sanno purtroppo che il 12 e 13 febbraio si va a votare, quindi questo è quello che sul territorio, ed essendo presenti in mezzo alla gente, stiamo e sto appurando. Questo un po' per una cattiva informazione, ma un po' anche per il pochissimo interesse e la pochissima fiducia che oggi i cittadini hanno nei confronti della politica e dei politici. Purtroppo io capisco e penso anche di conoscerne in parte quali possono esserne le cause, perché purtroppo oggi il politico è la persona che comunque dovrebbe essere il riferimento del cittadino, il politico non è più presente sul territorio come lo era, faccio un esempio, 30 anni fa, 40 anni fa. Poi sai cos'è anche questa cosa della, insomma, a livello mediatico, no, e dei social, siamo tutti impegnati sul telefonino, comunque su internet, e quindi le relazioni stanno veramente diventando molto meno rispetto a prima, sono importantissime. Sono perfettamente d'accordo, infatti io ho aperto i social un mese fa perché sono un po' bastone contrario a quello che è il social. Purtroppo lo devo aprire perché comunque è un canale importante, ma non è stato, non è e non sarà mai il mio canale fondamentale, proprio perché io sono un commerciale, un libero professionista, e quindi so cosa vuol dire stare insieme alle persone. Le relazioni sono importantissime. Sono fondamentali, il rapporto umano è alla base di tutto e al successo di tutto, per il semplice motivo che hai la possibilità di stare insieme a loro, devi avere la capacità e l'intelligenza di saper ascoltare quello che è il tuo interlocutore, che sia un cliente o comunque che sia un cittadino, perché solo così tu puoi capire quelle che sono le reali esigenze che ci sono sul territorio e da lì andare a intervenire o comunque impegnarsi al massimo per andare a risolvere quello che è l'esigenza nell'immediato da andare certo a risolvere. Ma intanto come mai hai deciso di entrare, insomma, a far parte di questo grande marasma comunque delle elezioni? Allora, sicuramente io arrivo da una tradizione, mio papà, che purtroppo non c'è più, ha sempre fatto politica e l'ha fatta proprio nel modo in cui oggi io la sto riportando a fare in mezzo alle persone. L'ha fatto per 40 anni, è stato consigliere comunale a Cologno Monzese, è stato ed era il punto di riferimento sia del paesano quando arrivò giù dalla Sicilia, che aveva 14 anni, certo. Quindi io sono di origini siciliane. Io pugliese, e ne sono molto orgoglioso di questa anch'io cosa, infatti ci tengo a ribadirla e a sottolinearla, perché non dobbiamo mai dimenticare nella vita le radici e da dove veniamo, perché se oggi siamo quello che siamo è perché comunque dietro c'è una storia, certo, c'è anche un'educazione. Poi, tra l'altro, mi ricordo veramente, io ho fatto tanti eventi anche a Cologno, ad esempio sulle donne, il lavoro, insomma, i diritti delle donne, eccetera, e mi ricordo effettivamente che le cittadine come Cologno, ma anche come Sesto, hanno sempre avuto qualcosa, diciamo così, forse in più, no, rispetto anche alla grande città dove abitiamo, comunque, che siamo a Milano. Quindi, se sei d'accordo, proprio pensavo di chiederti questo, cioè come sono effettivamente i rapporti che si possono avere differenti, no, rispetto alla piccola città con le persone, allora, il contributo delle sicuramente persone. Sicuramente nella piccola città, che poi tanto piccole no, non beh, sono, certo, no, beh, Sesto Cologno sono, ormai Sesto sono Cologno delle città importanti che si sono sviluppate e sono sempre in via di
sviluppo. Beh, poi Sesto ce la ricordiamo appunto con centinaia di migliaia di lavoratori. Assolutamente, quindi non sono piccole città, ma delle città molto importanti, a ridosso di Milano, quindi ormai è parte integrante della Milano città, della città proprio metropolitana. Stavo finendo prima il passaggio alla domanda del perché in politica, quindi a parte le tradizioni, quelle che sono le radici, nel DNA sento proprio la necessità che è arrivato il momento di mettermi a disposizione della collettività. Tanti cari amici che mi conoscono, che sanno anche che professione svolgo, perché comunque ci tengo a sottolineare che io lavoro una grandissima e bellissima professione, lavoro per un'azienda leader a livello mondiale nella produzione di materiali per l'edilizia ecosostenibile, sono a contatto costantemente con designer, archi star a livello mondiale, sono state parte attiva di progetti importanti su Milano, me ne vengono in mente Triennale, Piazza Gaio Lenti, Stadio di San Siro e tantissimi altri lavori veramente di altissimo pregio, cui ho potuto dare il mio supporto tecnico per la realizzazione e la riqualificazione. Quindi ho un lavoro e tanti amici mi hanno detto: ma perché con un bel lavoro che fai ti metti in politica? Ce l'ho nel DNA, la politica è quello di mettermi. Ma poi perché sono anche, cioè tu affronti anche dei temi molto molto interessanti, no? Quali sono i tuoi temi, diciamo così, preferiti? Il mio tema, purtroppo dico preferito, è primo quello della sanità, okay? A parte il diminuire le tempistiche di attesa per le visite, eccetera. Ho due punti fondamentali che purtroppo oggi stanno colpendo quello che è i giovani, che è nello specifico il disturbo alimentare e la problematica psichiatrica dei giovani. Io già dall'inizio della campagna elettorale che sto battendo su questo tema, è un tema che purtroppo in pochi conoscono, ma se hai un amico... Ma solo quando succedono dei fatti come la ragazza che si è appena uccisa in università, infatti, vengono fuori, no? Infatti io purtroppo stavo arrivando a questo, purtroppo ho degli amici che sono dentro questo problema e so che cosa sta soffrendo la famiglia, cosa sta soffrendo il giovane, perché oggi il giovane purtroppo là dopo il Covid ha dei disagi pazzeschi, perché sono concentrati sul telefonino, sui social, rinchiusi in casa, non socializzano più, sono diciamo problematiche veramente molto... Che tu le senti molto. Io comunque le sento molto, infatti sto ricevendo molti apprezzamenti da persone che stanno vivendo questa problematica del disturbo alimentare, dell'anoressia, l'autolesionismo, cioè sono problematiche, perché purtroppo la Regione Lombardia, la legge 2 2021, che era stata fatta troppo a ridosso del Covid, quindi non aveva ancora metabolizzato quello che era la problematica reale che oggi nel 2023 purtroppo stiamo constatando, uno non la riconosce come malattia. I fondi per la prevenzione, l'informazione, che sono alla base, perché purtroppo l'informazione potrebbe permettere al genitore di accorgersi in tempo per poter andare a intervenire su questa problematica, non essendoci informazione, non essendoci nessun tipo di comunicazione, perché hanno stanziato veramente delle cifre ridicole, okay? Lì bisogna andare a intervenire con dei fondi importanti, sia lì riconoscerla come malattia e veramente cercare di intervenire il prima possibile a dare una mano a risolvere questa problematica. Allora, per ultima cosa appunto ti volevo chiedere, insomma, settimana prossima sarà effettivamente una settimana molto impegnativa, no? Tra l'altro c'è anche Sanremo, quindi diciamo che sarà una bella settimana tosta per l'Italia, e, insomma, anche dal punto di vista dell'informazione. Che cosa farai gli ultimi giorni di campagna elettorale? Gli ultimi giorni di campagna elettorale farò quello che ho sempre fatto sin dall'inizio, starò in mezzo alle persone, alla gente, al popolo, perché è ritornato il momento di ritornare a fare veramente politica come la si faceva 30 anni fa. Ti ringrazio molto, Carmelo Avenuto, quindi candidato per la lista Moratti, poi comunque insomma Moratti è un nome, è una garanzia, è una garanzia, quindi non c'è nessun problema. Sì. Grazie ancora e insomma in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie a voi, ciao.